quali sono le proposte concrete in materia di accessibilità? In ambito sociale abbiamo bisogno e la necessità di intervenire in maniera importante, quindi bisogna adottare in primis il PIEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e pensare anche a quelle che sono le difficoltà attualmente che la categoria di diversamente abili vive nella nostra città. Quindi dobbiamo istituire anche un disability manager che ha la funzione di mappare e mettere in evidenza quelle che sono le attualmente le difficoltà in campo di barriere architettoniche e a tal fine appunto cercare di venire incontro alla risoluzione di queste problematiche. Parliamo ora di famiglia e scuola. Quali sono quindi i percorsi educativi e il ruolo della sua amministrazione? La mia coalizione ha posto come obiettivo principale quella di aprirci nuovamente al dialogo e ad una collaborazione tra scuola, famiglia, chiesa e appunto amministrazione. Dobbiamo cercare di impattare in quelli che sono i fenomeni sociali che oggi abbiamo la necessità di tenere lontani dal nostro territorio, quindi facendo un'attività di prevenzione, soprattutto cercando di riportare la centralità in quelle che sono le funzioni educative della nostra società, quindi riportare l'importanza e l'attenzione al mondo della scuola, della chiesa e della famiglia. Tre motivi per cui un cittadino deve votare per te. I tre motivi principali sono correttezza, lealtà e onestà. Attraverso questi tre principi vogliamo portare una nuova era nell'amministrazione comunale alla Famorana. Fiducia. Chiedo fiducia nella progettualità, chiedo fiducia nelle persone, chiedo fiducia in quello che oggi vogliamo proporre alla nostra città. Noi nel patto con l'elettore abbiamo menzionato tre principali motivi per il quale l'elettore deve avere fiducia in noi, ovvero l'onestà, la lealtà e la competenza. Attraverso questi tre fattori noi abbiamo intenzione di portare l'elettore in questo percorso fiduciario nei nostri confronti e soprattutto non abbiamo alcuna intenzione di tradirlo in futuro.